In quest'ora proviamo In quest'ora prendiamo l'esercizio che abbiamo fatto l'altra volta su HTML e diamogli un po' di layout e di stile, ok? Allora, questo è esattamente quello che abbiamo fatto l'altra volta. Io l'unica cosa che ho fatto è ho aggiunto un'immagine che, dato che è stata aggiunta così com'è, è enorme. L'ho scaricata da Unsplash e l'ho inserita così com'è nel sito. L'unica cosa che ho fatto è questo. Quindi, prima di tutto, magari sistemiamo questa immagine che ne ha bisogno. Allora, come sistemiamo questa immagine? Dove? Aggiungiamo un campo. Sì, ma sto dicendo nella... quindi prima di tutto dobbiamo fare un file CSS in realtà, che non l'abbiamo. Quindi fatemi fare link rel stylesheet type text CSS e che nome gli diamo? Al file CSS? Style.css. Perché la creatività e la fantasia ci ha abbandonato totalmente. Ok. E creiamo style.css. Okay. Nella stessa cartella dell'esercizio in cui ho anche creato una cartella img, in cui dentro c'è un'immagine che con sempre tanta creatività e fantasia si chiama css.jpg. Ok? E qui abbiamo detto diamogli una grandezza all'immagine. L'immagine è andata a finire qui sotto. Quindi come diamo una grandezza a questa immagine? Questa, nella nostra idea c'erano tanti articoli e dentro gli articoli c'era un H3, due 3P e poi un'immagine e un altro paragrafo. Quindi come diamo la grandezza a questa immagine? E poi in teoria un altro articolo uguale con altri contenuti, uguale in struttura ma altri contenuti. Come diamo una grandezza, una larghezza a questa immagine? Cosa usiamo per definire la... Lui prima diceva una classe oppure un ID. Però sono già due scelte, scegliamone una. Siamo sempre nell'alternativa, una classe o un ID? Dipende dall'utilizzo, cioè, dobbiamo ripetere questa. Beh, noi l'abbiamo già detto, no, questo è un articolo e noi in teoria ne avremo 50 di articoli, quindi con la stessa struttura e avranno un'immagine, ben detto. Allora una classe, perché così tutte le immagini dell'articolo avranno quella grandezza massima. Ok, quindi questo lo chiamiamo classe. Chiamiamola post img, perché l'immagine è del singolo post. Ok? Quindi questa immagine punto post img gli diamo una grandezza di un'ampia larghezza di quanto la facciamo grande questa immagine? Ti offre di più? Ah, un numero dobbiamo metterlo qui, 30 cose. No, non usiamo pixel, usiamo percentuale. No, 30% vuol dire un terzo della pagina. 10% un decimo della pagina? Proviamo. È un'immagine, è un post, c'è l'immagine, c'è del testo, no? Anche 25% che arriverebbe fin qui, più o meno, ci sta. Va bene. 25.
Ok, e l'immagine l'abbiamo sistemata. Ora, facciamo come abbiamo detto prima, mettiamo il main prima della side, non che cambi qualcosa esteticamente, ma abbiamo detto che è meglio, allora mettiamolo qui, tanto è solo un copia e incolla. A questo punto avevamo detto l'altra volta, ovviamente adesso cambia, mettiamo prima il main della barra sotto, ma adesso dobbiamo riordinarli. Abbiamo detto che avremo un header in alto con la navigazione, poi la navbar, la barra di laterale a sinistra, il contenuto principale a destra e il footer sotto. Quindi, cosa scriviamo qui? Leader, dobbiamo fare qualcosa al leader in termini di layout. Poi magari cambiamo il colore, lo sfondo, ma in termini di layout dobbiamo modificarlo. Adesso in alto occupa tutto lo spazio che può. Sì, no, forse. Sì, cosa? In termini di layout. In termini di stile possiamo farlo dopo, ma in termini di layout direi di no. E già lì occupa tutto lo spazio che deve. La barra laterale, che noi abbiamo solo una side, quindi potremmo direttamente prendere l'elemento. Dobbiamo metterlo a sinistra, quindi cosa scriviamo? Float. Left. Qualcos'altro? Poi main, cosa scriviamo? Float right. Dobbiamo scrivere qualcosa per il footer? Ok, non facciamolo e vediamo cosa succede senza metterlo. Allora, così, se noi aggiorniamo, non succede niente. Possiamo assicurarci che abbia preso le proprietà, per essere sicuri. Andiamo in main e main ci dice che ha un float right. E voi magari non vedete, ma come dire, fidatevi. E in aside ci dice che c'è un float left. Quindi, cosa manca? Sì, bisogna dare una dimensione di larghezza. Se lui usa 100%, quindi sì, sta allineato a sinistra, ma sta allineato a sinistra usando il 100%, e quindi è un blocco, è un qualcosa di tipo block, quindi occupa tutto lo spazio che ha sulla riga e poi va a capo. Quindi o gli diamo un display inline a entrambi, oppure gli diamo una dimensione che è più ragionevole, perché una sidebar sarà più piccola del contenitore principale, quindi ha senso dare una dimensione. Quindi, cosa diamo alla barra laterale di dimensione? Quanto la facciamo grande? Un terzo della pagina? Un 30%? 30%, no. Non 305. E il main, di conseguenza, ok, occuperà l'altro 70, giusto? Vediamo un po'. Ok, già meglio. E quindi abbiamo, proviamo a farceli selezionare da browser, giusto così vediamo colorato, non tanto per leggere. Abbiamo l'header che è tutto questo, poi abbiamo il main che è tutto questo, e poi abbiamo la side che è tutto questo. E poi abbiamo il footer che è finito qui. Vedete? Che è finito qui e in realtà si sovrappone come spazio, poi non va avanti perché non abbiamo scritto abbastanza, ma si sovrappone come spazio con praticamente tutto il contenuto a parte l'header. Questo perché non abbiamo detto niente di tipo float al footer, come diceva lui. Quindi per metterlo sotto in fondo, cosa dobbiamo dire al footer? Come diceva lui prima,
clear both. Cioè sia il float right che il float left, entrambi. Se salviamo e torniamo di qui, ora vediamo che qui c'è l'header, c'è l'header, c'è la navbar, c'è la barra laterale, c'è il contenuto e c'è il nostro footer che questa volta è sotto tutto il resto, non è più sovrapposto. E avendo messo una grandezza in percentuale, ovviamente se noi restringiamo il browser un pochino, no? Si restringe tutto, il testo non va a capo, ma il resto, anche l'immagine che abbiamo messo il 10% o il 20%, non mi ricordo più, si restringe in maniera proporzionata alla grandezza della finestra. E notate che questo, che è il 25%, sì, è il 25% non dell'elemento che lo contiene, perché l'elemento che lo contiene è 70, ma è il 25% della pagina intera, della vista intera che ha a sua disposizione. Ok, poi questa barra laterale forse è un po' grossa, potremmo anche farla un po' più piccola del 30%. E di conseguenza questa metterla 80, se no sta allineato a destra al 70%, con quel margine, con quello spazio in mezzo che dicevamo prima. Quindi se noi mettiamo 75, rimarrà sempre 5% di margine, o 78. Ecco, forse meglio, per come è fatta. Ok, poi cosa facciamo? Ovviamente se avessimo più post, questi andrebbero sotto e questo footer andrebbe più giù. Ok, ora che altre modifiche? Abbiamo qualche altra modifica da fare al layout? Vogliamo fare qualche altra modifica al layout? Quello è lo stile. Per il layout, direi che abbiamo le colonne, due ne avevamo e ci siamo. Ora pensiamo allo stile. Ok, come rendiamo, partiamo dal header, come lo rendiamo un pochino più carino, meno... Allora... Centrare il testo e il colore di fondo. Come lo facciamo? L'header è questo. Come centriamo il testo? E dove lo applichiamo? Al massimo non funziona, ma... E lo rifacciamo, non è che... Quale selettore usiamo per centrare, anzi per mettere il colore di sfondo che è più facile. Che selettore usiamo per il colore di sfondo? Header. Siete d'accordo? Perché no? Header, background color, che colore di sfondo mettiamo che non sia l'acqua marina? Un colore ci vorrebbe chiaro, potremmo metterlo chiaro, un light qualcosa. Cosa? Light?
light sky blue, questo. Ok, e questo è il nostro sfondo del header. Poi, centrato, abbiamo detto. No? Come mettiamo tutto centrato? Chi lo sa? Allora, il testo si può allineare, ma innanzitutto qual è, dove lo, cos'è la cosa che mettiamo centrata? L'header? L'H1? L'header? No, noi vogliamo centrare tutto, giusto? L'header? E cosa scriviamo? C'è un text align che ha center, volete provare con quello? E al massimo non funziona, non è che succede niente. L'ha centrato, non si sa bene rispetto a che cosa, ma l'ha centrato. E in più questi puntini sono rimasti qui in fondo, perché il text align centra il testo, quindi i puntini non fanno parte del testo. E quindi questo è un elenco puntato che occupa tutto lo spazio, fin troppo. Occuperà tipo il 200% dell'ampiezza della pagina, direi. Cosa potremmo fare? Invece che test align, tu dici? Content. Non c'è content, c'è align content. Non funziona. Non funziona perché questo è una proprietà del flex, che noi abbiamo detto che vedremo, ma nelle slide abbiamo detto per allineare le cose cos'è che dobbiamo fare? Possiamo allineare il testo e fa qualcosa, oppure abbiamo detto di mettere margin 0 auto e vediamo cosa succede. Salvato, refresh, nada. Sì, perché c'entra tutto l'header, ma l'header già occupa tutto lo spazio. Centrare le cose senza il flex è una delle cose più difficili in CSS. Centrarle esattamente. Mettere a destra e a sinistra è facile. Ma qui abbiamo anche un altro problema. Vedete questo sfondo che continua? Al netto del margine, fatemi spegnere un attimo anche il background, giusto per... Vedete che questo continua per qualche motivo. Quindi c'è qualcosa in questo header che occupa tutto lo spazio, l'H1 occupa tutto lo spazio, tutti questi occupano tutto lo spazio. Allora, come facciamo a dirgli occupa meno spazio? Regoliamo l'ampiezza del contenitore del header, del body, quindi. In questo momento il contenitore del header è il body. Sì, è quello che diceva, modificare l'ampiezza del contenitore. E notate che questo capita con l'header. E anche col main. Solo che non ce ne accorgevamo perché il testo finiva prima. Vedete che va avanti. La parte azzurra va avanti.
E succede anche col footer, suppongo. Il footer va avanti. Quindi se modificassimo la larghezza dell'header, non risolveremo il problema per gli altri, no? Quindi proviamo a farlo per tutto il body? Mettiamola all'inizio. Cosa mettiamo? Proviamo con width. Mettiamo 100%, che dovrebbe essere tutto lo spazio della vista. VW. Più che altro bisognerebbe capire qual è l'elemento che fa occupare tutto questo spazio. Extra. Però diciamo che la larghezza a questo punto mettiamo, proviamo a mettere 1000 pixel, così almeno risolviamo il problema temporaneamente, ok? Sì. Sì. Del contenitore. In questo caso della pagina, sì. Risolve per l'header. E anche gli altri rimangono dentro? Come fanno gli altri a non darti problemi? Scusa, tu dici dentro header. Dov'è l'header? Qua. Però qui no, quindi c'è qualcosa di diverso tra il tuo e questo. Questa è quella width al 100% dell'header. Perché ovviamente la pagina HTML è più grossa. È proprio tutto il documento HTML che è più grosso. Per qualche motivo. Forse l'immagine? Tu hai tutto come ho io? No, perché l'immagine non ce l'hai, immagino. Il resto è uguale? Però ci deve essere qualcosa di diverso tra... Cosa c'è di diverso? Allora, devo dire che è strano che sia così tanto ampio, comunque, al netto di... Perché dice che il contenuto è 1917, ma chi è che dà 1917?
Scusa? No, vabbè, però. Noi possiamo anche forzarla a 1200 pixel e abbiamo. In questo caso potremmo anche dire che sono 1000 pixel e tutte proporzionate 1000 pixel, no? E allora risolviamo lo stesso. Ok, allora proviamo a mettere, poi guardo per cosa c'è di che non va che. O lei guarda che cosa di diverso da me per cui funziona. Cosa stai usando? No, allora uguale. E con Firefox? Sì, se setto la viewport risolvo, sì, certo. Però ero curioso di capire perché lei non andava. Cioè perché lei fa funzione diversa senza... Ah, funziona anche a te, giusto? Allora ho fatto qualcosa io di sbagliato, che ci sfugge. Scusate, allora proviamo a fare così. Perché io ho un'altra versione del progetto, quella che avete voi. Proviamo a partire da quella. Così. No, fatemi fare così. E poi capiamo cos'è di diverso tra questa e quella lì. Teoria è un copia incolla, ma allora questa è la home page dell'altra volta. Quella che in teoria avete anche voi. Che in effetti non va avanti. Ah no, aspetta. Era lo zoom del browser. Che l'avevo ingrandito per farlo vedere a voi. E quando poi ho aperto l'altra, che ho visto che era più piccola, ho detto... Quindi sì, con lo zoom tutte le percentuali ovviamente sono sfasate. Quindi, rifatemi prendere la versione che funziona, che stavamo facendo, che andava bene. Ok, ritentiamo. A questo punto questi sono, possiamo mettere la sidebar più grande, come dicevamo prima. L'avevamo messa a 30, solo che poi con lo zoom non si vedeva. Ok, così un po' più distanziato. Poi avessimo più testo andrebbe avanti. Allora vedete, qui possiamo vederlo davvero, che riducendo la pagina ovviamente si riduce tutto in proporzione e il testo va anche a capo. Solo che prima avevamo lo zoom e quindi non si vedeva bene. Torniamo al problema, come lo mettiamo centrato? Perché le varie cose che abbiamo provato funzionavano così così, no? Quindi... Idee.
Se no lasciamo perdere il centrato e ci torniamo dopo. Andiamo avanti su qualcos'altro, va bene? Allora, cos'è che facciamo, cos'è che vogliamo fare altro al netto del centrato qui? Tutta destra. Vi piace? Sì, no? Sì, cosa? Spostare la destra. Ok. La parte di navigazione è questo nav. È tutto dentro questo nav. Come lo spostiamo a destra? Ed è l'unico nav che abbiamo, sì. Proviamo header maggiore nav. Header maggiore nav. Lo spostiamo a destra. Float right. Basta? Vediamo che fa. Sì, l'ha spostata a destra, ma a caso, quindi fuori dall'elemento che lo contiene, che è il problema di float, no? Che lo rende float, lo rende flottante su a destra. Questa era la pausa musicale. Un altro modo per metterla a destra cosa potrebbe essere? Non usando float. Quando centravamo abbiamo detto margin 0 out. Quando provavamo a centrare margin 0 auto. Se volessimo metterla a destra, cosa potremmo fare, qualcosa del genere sui margini? Margin right. Ovviamente c'è un margin right di, poi vediamo se funziona. Ah, per ora mettiamo 10 pixel, giusto per vedere se va dal posto giusto, ok? Poi pensiamo bene al... No. Cioè lui l'ha preso, ma... E qui è sempre zoomato, quindi esce dalla pagina. Lui l'ha preso un margin right di 10 pixel. E in effetti gli mette un margine di 10 pixel in fondo. Non è sbagliato, ma non ci basta margin right. Cosa dovremmo anche fare? Dobbiamo almeno dichiarare il margin left. Vogliamo mettere tutto di là, potremmo dire 75%, per esempio, no? Così sta. E poi margin right in realtà potrebbe essere, 5%. Scusate. Fatemi togliere lo zoom, ok. In realtà il margin right in questo caso non lo stiamo usando perché non arriviamo fino in fondo con la scritte. Ne avessimo scritte più lunghe o fossero in linea, allora ci basterebbe il margin left. In questo caso questo margin right non ha praticamente effetto visivo. Ok? Ci va bene così? Potevamo anche fare così, potevamo mettere l'H1, come avremmo dovuto fare? Sì,
Sì, no, ma ha senso. Uno poteva dire entrambi questi fossero sono display inline e anche questo è un display inline, però questi due devono essere display inline insieme, non separatamente, se no verrebbe IAV blog, tutto su introduzione alle applicazioni web e quindi avrebbe tutto in un'unica riga. Invece tu dici mettiamo così e questo lo mettiamo a lato, giusto? In insieme. Si può fare, ma se volessimo metterli così, dovrebbe essere non singolarmente in line, ma... No? È blocco però già come abbiamo adesso. Se mettiamo questi singolarmente in line, esatto, con un div, con un contenitore che li contenga entrambi e questo div potrebbe essere in line. A quel punto quello apparirebbe qui, a lato, non separato, no, non in fondo dall'altra parte, ma attaccato, però almeno sulla stessa riga. Sì, questo. Si può giocare con i margini, per esempio. Vogliamo provare? Sì. Allora, quindi questo lo togliamo al momento perché abbiamo detto che non ci serve. Quindi facciamo un div. E mettiamo dentro questo. E poi c'è il nav. Allora, se facciamo così non dovremmo vedere. Vabbè, adesso non abbiamo. Abbiamo tolto il left. Non dobbiamo vedere differenze. Proviamo a metterlo in line. Chiamiamolo, diamogli un ID, chiamiamolo intestazione. Titoli, intestazione. Intestazione. E intestazione, display, inline. Giusto? Niente. Quindi? Dobbiamo metterne? Dobbiamo mettere in live nel nav. Allora, proviamo a farlo da qui, poi andiamo a farlo tanto display in line, anche se non vedete. Adesso è anche nel nav. Questo è in line e infatti sovrascrive il blocco e questo è in line e infatti sovrascrive il blocco. Però anche mettendoli singolarmente in line, questo va a capo. Quindi, buona idea. Non funziona. Quello che stiamo cercando di fare, no? Perché se io metto nell'header che non con quello che abbiamo, non con quello che conosciamo, se io metto display in line nell'header, lui ovviamente fa un po' più casino. Quello che abbiamo fatto è mettere entrambi i blocchi come in line, no? Io faccio, eh? Quindi sulla questo va un float. Questa è l'intestazione, quindi left, e la nav che abbiamo detto che possiamo recuperarla come header nav, giusto?
e float write. Qua sto salvato. Meglio, ma abbiamo perso completamente il colore di sfondo. Sì, abbiamo ottenuto quello che volevamo, ma abbiamo perso il colore di sfondo. Se mettessimo in line l'H2? L'H2 è quello tanto. Ah, no. Ci abbiamo già provato. Se mettiamo tutto in line, questo in line, questo in line, questo... Se mettiamo questi due in line vanno uno a fianco all'altro, ed è giusto. E, però tra il div e il nav non vanno in line. Togliendo il div. Ah, togliendo il div. Cioè, togliendo il div. Però non ottieni il risultato che voleva, che diceva lui, in cui era tutto di fianco. Quindi che il nav fosse a fianco anche all'H1. Quindi tu dici questo, come abbiamo, questo è un H2. Per ora mettiamo l'H2 così. No. Sì, aspetta, Proviamo come dici tu. H1, H2, tanto c'è solo un H2 nella pagina, quindi per ora, vabbè, facciamo navbar H2, così siamo sicuri di prenderlo. Questo... No, perché non è... Scusami, ho sbagliato. Non navbar, non so cosa sia navbar. Header H2. Adesso l'H2 è un inline e anche la navbar è un inline, però... Sì? La sua idea iniziale era abbiamo questi qui e di qui, alla stessa altezza, ci mettiamo i link home, presentazione, contatti, login. Quindi questo lo spostiamo qui di fianco. Allora, la sua idea iniziale era, abbiamo i due H qui, dove sono, e questi tre, questo link puntato col login, lo mettiamo qui di fianco, e poi lo spostiamo, però alla stessa altezza, quindi qui c'è blog, tutto su introduzione, qui home, presentazione, contatti, login, a fianco. Credo che ci abbiamo già provato, però riproviamoci. Quindi questi di nuovo dentro il div. Così. Poi l'inline, il display inline dove lo mettiamo? Sull'header? E basta? Quindi così. E questo lo togliamo. Perdiamo il colore di sfondo. Questa è un'anticipazione di quello che farete mercoledì in laboratorio. No, no, non, però il tipo di problemi che troverete possono essere questi. Mettiamo il naso, lo span. Sì, beh, lo span è già un inline e quindi non ci cambia niente. Quindi? Quindi? Qui cosa mettiamo? Header, ritorniamo dove eravamo, header div, giusto? No, sì. Sì. Display inline, da dimensione? 50, mettiamo 50-50, 50%. Magari scrivendo width giusto. Anche l'altro? Questo adesso è un display inline con una grandezza del 50%, ma lui... Perché?
Tu dici lo mettiamo nel contenitore esterno? Io lo metto nel contenitore esterno. Il display inline. E lo tolgo dalla freccia, dal div? Tolto. Ma no, perché l'inline si applica all'elemento attuale, quindi come lo span. Lo span un uno span e un link sono loro sono inline, non i loro contenitori. Mettiamolo anche all'altro. Header. L'altro come si chiama? Nav. La stessa cosa. Ah, in realtà basta fare così, no? Header, nav. Se è la stessa cosa che dobbiamo applicare. Perché loro continuano a occupare tutto lo spazio fino in fondo. Adesso non si vede perché c'è il colore di sfondo, ma loro continuano a occupare tutto lo spazio, anche se sono in line, quindi anche se non c'è lo zoom stavolta, eh? Stavolta non c'è zoom. Possiamo ottenere elementi e poi applicare? E però cosa cambia rispetto a questo? Ai singoli elementi tutti? Al div tu dici quindi? O anche singoli elementi. Però noi non vogliamo che questi due vadano uno a fianco all'altro, no? Vogliamo che stiano uno sotto l'altro, quindi. Okay. E però è quello che abbiamo fatto, no? Se creiamo un div con una classe, possiamo dare una dimensione alla classe. E però è quello che abbiamo fatto, no? Questo. Al div. Sono belli da sinistra, vero? Vedete, se io adesso lo lascio come block e do il 50%, lui rimane in effetti, fatemi togliere, gli ho tolto l'inline, fatemi togliere il colore di sfondo così si vede, il div adesso è un 50%, quindi vedete che occupa in effetti il 50% dello spazio, non ha padding, non ha bordo, ma ha un margine fino in fondo, e poi questo è un blocco, e la nav in realtà ha preso la stessa grandezza, l'header invece occupa tutto, quindi se noi adesso proviamo a mettergli un margine 0, no, certo ha preso la stessa grandezza perché in realtà l'abbiamo messi nello stesso posto. Anche così, questo, e il margine continua a essere. Massimo, anche se l'abbiamo messo a zero, quindi ignora in un certo senso questo. Quindi non è la strada giusta, a quanto pare. Possiamo chiedere aiuto da casa. Conosci qualcuno a casa da chiamare? Lo chiamiamo. Display Flex risolverebbe tanti problemi, ma non esiste al momento. Potremmo provare a fare come abbiamo fatto per il main e la side, no? Ci avevamo già in parte provato. Questo potrebbe essere un float left con una width del 40%. No,
anche secondo me, però dovrebbe funzionare, scusami. E questo era invece la nav con un float right. E una width, diciamo sempre 40%. Così? No, il footer non è in alto, ma perdiamo il colore di sfondo, quindi l'avevamo già fatto, ma perdevamo il colore di sfondo. Mettiamo lo sfondo in entrambi i cosi e risolviamo il problema anche di quello. Però otterremmo il risultato che in un certo senso vorremmo, no? Quindi c'è solo il problema dello sfondo, un pezzo alla volta. Però questo starebbe in effetti al circa 40% e questo starebbe dall'altra parte al 40%. Dato che abbiamo messo il 100, c'è un grosso margine in mezzo. E se anche mettessimo lo sfondo e il div, ovviamente non risolveremmo davvero il problema, perché background color. Perché ovviamente ci sarebbe il margine in mezzo, no? Quindi background color e questo. E più rimarrebbe, questo è più piccolo, questo è più grande, perché ovviamente queste sono due righe, questa invece è una cosa sola. Quindi però, vabbè, immaginiamo che per il momento lasciamo così, poi magari vi metto una soluzione col background. Proviamo ad andare un pochino avanti. Cosa vogliamo modificare ancora? Sì. Cos'è che hai fatto? Hai messo position? Così. Questo è un altro modo, no? Mettere position absolute. Il problema di position absolute qual è? Aspetta, fatemelo fare in HTML. Header, abbiamo detto position absolute e width 100%. Ok, qual è il problema? L'abbiamo risolto, lo sfondo della navbar. Il problema è che qui c'era un titolo una volta da qualche parte e qui c'era qualcosa prima di migliori commentatori. Se io vado a cancellare l'header un attimo, c'è tutto quel pezzo che è andato a finire sotto l'header, perché è absolute, lui sta lì fisso e ignora tutto quello che c'è sotto. Questo è un modo, si può anche mettere fixed in modo che tu scrolli e la navbar rimane sempre fissa là, no? È fissa in quella posizione e tutto il resto scrolla sotto. Quindi come lo risolviamo questo problema? Lasciamolo così, come lo risolviamo questo problema? No, perché se mettiamo absolute rimane comunque, ricordate che absolute lo blocca rispetto all'origine del contenitore, quindi lo blocca rispetto alle coordinate 0, 0 qui, quindi se mettiamo absolute non cambierebbe niente, perché anche l'altro sarebbe bloccato rispetto a questo punto. No, non ci vuole una div absolute, ci vuole un... Questo sarà grande... ...127 pixel. Quindi noi dobbiamo mettere tutto il contenuto con un margine di 127 pixel, margine sufficiente a spostarlo sotto all'header. Quindi questo che cos'è che era?
sia il main che la side in questo caso, perché non sono separati, ma ce l'abbiamo già, e quindi margin top ci basta. Proviamo con 5%. E la stessa cosa sulla side. Oppure potremmo scrivere aside, virgola, virgola main, margin top 5%. 5% non ci basta. Proviamo 10. 10 è forse troppo, ma possiamo poi giocare con lo spazio qui. Potremmo mettere 8. Oppure usare i rem. O usare i pixel anche, perché l'altezza è l'altezza, non dovrebbe cambiare molto l'altezza. Ok, e così abbiamo la nostra navbar e abbiamo risolto gli spazi. Bene. Poi, cosa vogliamo fare ancora? Io ho una domanda. Sì. Perché il contenitore è stato bloccato rispetto a delle coordinate, quindi i float sono in quel contenitore che è bloccato adesso nelle coordinate e quindi il background si vede. Il blu era diventato di grandezza 0 pixel e quindi non si vedeva più. Cioè l'header era diventato alto 0 e quindi non si vedeva più. C'era, però c'era il colore, solo che non lo vedevi perché era 0 pixel. Quindi se noi adesso per esempio mettessimo fixed invece di absolute, non cambierebbe niente, ma se questa cosa scrollasse rimarrebbe bloccata l'header sempre in alto e noi scrolleremmo sotto l'header, quindi vedremo sempre l'header al top della pagina. Quindi rimarrebbe fisso lì, vedete che lo fa un pochino l'animazione di Chrome. Ok, poi? Cosa facciamo ancora in 5 minuti? Magari mettiamo un po' di margine a questa navbar, a questa sidebar che adesso è attaccato. Mettiamo un po' di margine dappertutto. Potremmo un po' di mettere un po' di margine al body. Un po' di padding anche in realtà, padding left mettiamo un rem e padding right mettiamo un rem a tutto il body. Mettendo a tutto il body si sposta anche lo sfondo di background, perché questo non è nel body ma è nell'header. Però almeno sta un po' staccato da qua. Se no potremmo applicarlo ai singoli elementi, a side, main e non a questo, e al footer. Basta. Mettiamo i bordi a quanto carino di scatto. Mettiamo i bordi a che cosa? A un po' ogni elemento. Mettiamo il bordo al CSS. Perché la side potrebbe avere un altro sfondo di background, no? Che poi avremo un problema che non va fino in fondo, ma quella è un'altra storia. E potremmo mettere anche un margine alla side, c'è già, possiamo mettere un margin right, sempre di un rem, un troppo rem. Niente margine, mettiamo un margine all'altro, al main, margin left, facciamo un rem, ah, è giusto quello left, sì, va bene. Sì, sì, bisognerà. Sì, sicuramente, facciamo 60. Ok. E quindi questo si può mettere come margine. Così se mettessimo un altro sfondo non si vedrebbe.
Adesso la guida al 60%, si può mettere al 65% anche. E poi se volessimo potremmo mettere un bordo intorno a questo. Facciamo ancora il bordo. Quindi quello è un article. Quindi tutti gli article avranno un border. Allora, colore del bordo. Nero. Poi spessore del bordo. Non trovo, aspettate, non trovo lo spessore. 2 pixel. E poi ci serve lo stile. Sì, si poteva anche usare border e mettere tutte le cose in fila, sì. Quindi le proprietà separate come margin top, left, right e bottom, oppure come margin metti tutte e quattro in fila, stessa cosa puoi farlo anche per border. Certamente. Ok? Bene. Quindi con questa fantastica grafica che abbiamo fatto possiamo chiudere qui. Mercoledì in laboratorio farete, l'avete già visto il testo, farete un esercizio simile e poi giovedì continueremo con grid, flex e qualcosa di meno complicato. Sì, sì, adesso lo metto su GitHub dove c'è quell'altro esempio. Bene. Buona serata, se avete domande sono ancora qui per qualche minuto.